noi lo diciamo spesso, la nostra penisola è come un forziere che custodisce al suo interno dei tesori inestimabili, creati dal genio di tanti artisti nel corso delle epoche. Però c'è un artista al quale non si fa mai riferimento quando si parla di capolavori, di tesori del nostro patrimonio, ed è la natura. Il nostro paese infatti ha delle aree verdi strepitose. Noi in questo momento ci troviamo in Abruzzo, che è stato definito anche il cuore verde d'Europa, e questo perché ha tre grandi parchi nazionali e molte aree protette. E noi ora ci troviamo proprio in uno di questi parchi nazionali, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. E proprio questi luoghi vi possono regalare delle atmosfere e dei sogni come quello che vedete attorno a me. Noi siamo a 1460 metri di quota, praticamente qui ci sono le nuvole a volte, e avete questa incredibile sensazione di stare fermi nel tempo, una specie di nebbia del tempo. In questo silenzio siete voi, l'ambiente e soprattutto la storia. E proprio lì, nelle nebbie, un po' come un antico veliero, emerge il castello di Rocca Calascio. Una struttura che certamente è familiare per alcuni di voi, perché qui sono stati girati anche dei film famosi come Lady Oak e Il nome della rosa. Le scene sono state ambientate proprio qui. E quello che colpisce di più è che questo castello sembra emergere in un altro luogo del pianeta, non sembra neanche di stare in Italia, eppure stiamo nel cuore dell'Abruzzo. Come mai è stato realizzato questo castello? Beh, qui non ci sono state delle battaglie, e questo rende ancora più enigmatico questo castello, la sua presenza qui, che si erge come una sentinella. In effetti era a guardia di qualcosa che era ancora più prezioso dell'oro: la lana, l'unica fibra capace di tenere caldo in passato. E proprio qui, in queste zone dell'Abruzzo, venivano allevati centinaia di migliaia di capi ovini, cioè di pecore, d'estate, e con l'autunno, grazie alla transumanza, migravano verso sud, verso dei pascoli con il clima più mite, in Puglia. E quindi, proprio grazie a questo ambiente, è stato possibile allevare nel tempo milioni di pecore, produrre tantissima lana. E questa sentinella, questo gigante del passato, ancora oggi sembra raccontarvi questa storia. Siete solo voi e lui. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi, i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Questo ponte che vedete è stato realizzato durante i restauri per il castello, ma in passato c'era quasi certamente un ponte levatoio che permetteva di superare il fossato e di entrare qui nel castello. La parte centrale è questa torre che vedete. Questa era una torre molto antica, probabilmente già esisteva al tempo dei Romani, e sono stati poi i Normanni a ricostruirla, a farne questo monumento. Già, i Normanni, perché vedete, questo luogo faceva parte dei territori del Regno di Sicilia ed è rimasto legato al sud fino all'Unità d'Italia. È probabile che esistesse una rete di torri, un po' di questo tipo, di segnalazione. Coprivano il territorio e comunicavano una con l'altra con dei segnali luminosi, dei fuochi accesi, magari del fumo, eccetera. Ed è stato solo nel 400, cioè diciamo poco prima della scoperta dell'America,
che tutto è stato poi ingrandito, sono state messe 4 torri cilindriche, poi questi passaggi con queste mura merlate. Chi è che viveva qui? Beh, non c'era un castellano, in realtà esisteva una piccola guarnigione e curiosamente questo castello non era un castello concepito per proteggere le persone dei borghi attorno in caso d'attacco. Era piccolo, serviva per controllare tutto il territorio. Era come un punto di forza per tutte le greggi e quella fonte di guadagno per secoli che è stata appunto la transumanza. Nei secoli successivi il castello e il borgo sono stati pesantemente danneggiati dai terremoti che ciclicamente hanno colpito questa regione. Con la fine della transumanza e la successiva emigrazione, gli abitanti di questi luoghi hanno abbandonato definitivamente le loro case per non farvi più ritorno.